canzoni hanno segnato la storia di tante generazioni. Con il suo gruppo, gli Stadio, ha scritto ballate indimenticabili e pensare che lui, Gaetano Curreri, voleva solo giocare a basket. Io sono un figlio d'arte, per cui mia mamma è professoressa di pianoforte. Cioè io volevo giocare a basket e giochicchiavo anche benino. Però poi mia mamma mi obbligava a stare a casa e non andare a giocare perché diceva che mi si insaccavano le dita. Dice no, che ti si insaccano le dita che non puoi suonare più il pianoforte. Sei stata un passaggio perfetto, sono io che ho sbagliato. 30 anni di successi lo legano alla sua band, in tour con un nuovo album, ma soprattutto ai più grandi cantautori italiani, uno in particolare. Vasco è mio fratello, cioè proprio mio fratello, cioè nel senso che io non ho avuto un fratello, ho avuto una sorella, ma per me Vasco è quello, cioè è la spalla a cui mi appoggio quando, e lo è stato in vari momenti della mia vita. Io sono stato per lui, credo la stessa cosa, io credo di essere sempre me stesso. A volte la pago questa cosa, perché la pago perché insomma, ogni tanto bisognerebbe, dicono, nascondersi, mascherarsi, mettersi una maschera, non ce la faccio. Ce la fai, mi si legge tutto negli occhi. Tu chiedi chi erano i Beatles, tu chiedi chi erano i Beatles. Era destinato a fare il pianista, ma poi arrivarono i Beatles e tutto cambiò. Se ci fossero stati i Beatles, io forse non avrei fatto il musicista. Oppure l'avrei fatto, ma l'avrei fatto facendo altra musica. Lennon e McCartney sono come Mozart, se qualcuno si scandalizzerà, come Beethoven, sono uguali, perché loro sono veramente l'inizio di una grande storia di cui faccio parte anche io.